video recensione della ragazza del terzo piano, un horror diretto da Travis Stevens nel 2019. Trama: lo squinternato Don da Chicago prova a ristrutturare una vecchia casa di provincia per abitarla con la moglie incinta, ma sulla casa grava un'ipoteca fantasmatica e la chiave di tutto è nel passato, in un fatto occorso 100 anni prima. Il film ricalca i film sulle case infestate degli anni 80. Lo stesso protagonista, ex wrestler, è una copia picassiana di Ashley Slash della casa e Robbie Williams. Gli attori, su tutti la buona prova della Luciferina e suadente Sarah Brooks e gli ottimi effetti speciali non digitali, questo è un punto a favore del film, avrebbero però meritato un film più strutturato e persuasivo. Troppi gli errori, da una sceneggiatura che non buca, che non ti resta in testa, non è incisiva, passando per la mancata demarcazione fra sogno e veglia, non si capisce mai quando il protagonista è sveglio oppure sta sognando, oppure le incursioni, no, oniriche. Capitano all'improvviso senza una, come dire, senza un passaggio, sono brutali, non fatte in modo interessante. Per arrivare poi agli spiegoni finali, si sa che sono il vero horror nell'horror, no? I protagonisti che a un certo punto, bevendo un tè, spiegano che cosa è successo nel film horror. Uccidono tutto l'horror. Lo spiegone è proprio nemico dei film in generale, ma di quelli horror in modo particolare. Forse questo regista Travis Stevens è bene che torni a fare il produttore, e allora è tanto meglio rivedersi chi è sepolto in quella casa di Steve Miner del 1985. Almeno è un usato garantito anche per quanto riguarda l'ironia.